quale supponiamo ci fossero i nostri cari. Ai piedi di questa collina c'è il monumento onorato continuamente di fiori freschi di Stefan Bandera, che nell'Ucraina di oggi è considerato uno dei fondatori della nazione, un grande patriota, ma che era nello stesso tempo anche uno dei capi delle bande antisemite che organizzavano i rastrellamenti e ai quali le pochissime SS presenti nella zona, perché ne bastavano davvero poche unità, perché il lavoro sporco lo coordinavano e basta, lo facevano questi qua, che oggi sono ancora considerati degli eroi. Quindi in quei luoghi sviluppare la memoria della Shoah significa aprire altre ferite. Non parliamo di quegli ingenui figli ormai di deportati, di sopravvissuti o di sterminati, i quali addirittura adombrano l'ipotesi di rientrare in possesso delle case abbandonate all'epoca e semplicemente portate via, no? E quindi con avvocati senza scrupoli anche in luogo, che gli danno delle speranze quando ovviamente non c'è più. Quindi dinamiche complicatissime, nelle quali prevale nettamente la rimozione, la cancellazione di una memoria troppo scomoda. E d'altro canto penso a tante cose che avvengono nello Stato di Israele in particolare, ma anche all'interno delle nostre comunità ebraiche, una iperresponsabilizzazione in senso opposto. Noi siamo i portavoce delle vittime della Shoah. Ogni nostro gesto, ogni nostra scelta, perfino nella politica contemporanea, fare o non fare quella trattativa, instaurare o non instaurare un rapporto con quell'ente o quello Stato, dovrebbe essere sviluppato alla luce di questa responsabilità così opprimente. Io parlo a nome delle mie vittime, io se tradisco, se io non faccio la cosa giusta e mi dimostro vile, troppo compromissorio, quel compromesso è una forma di disprezzo per quelli che tu dovresti rappresentare. Diventa un'ossessione, un'ideologia perfino. Ci sono degli studiosi ai quali io ho attinto molto, che hanno studiato questo pericolo. Vi cito soltanto due nomi: Avraham Burg, che è stato anche presidente della Knesset, del Parlamento israeliano, e che però ha sviluppato una posizione molto critica su come Israele oggi vive il suo rapporto con la memoria della Shoah. Ha scritto un libro che si intitola in italiano Sconfiggere Hitler, nel 2008. Vi dico soltanto un aneddoto contenuto in quel libro, tanto per capirci. Lui racconta di un suo amico, un businessman di origine irachena, che ha dovuto fare un viaggio d'affari in Polonia, ma che arrivato a Varsavia è ripartito quasi subito per Israele perché non sopportava la visione dei binari delle ferrovie, perché gli ricordavano troppo angosciosamente quei treni lì. E Avraham Burg dice: ma questo non ce l'ha nella sua memoria familiare, questo veniva dall'Iraq, un'altra storia, com'è possibile che una persona di questo tipo venga così modificata da una relazione che diventa patologica con la memoria? Questo è un esempio estremo, naturalmente. Posso citarvi ancora un filosofo israeliano, Avishai Margalit, che ha scritto L'etica della memoria, pubblicato in italiano dal Mulino, un libro nel quale lui, e credo che chi di voi ha delle storie di deportazione in famiglia possa comprenderlo bene, non sottovaluta neppure l'utilità dell'oblio,
nel senso che ci sono perlomeno delle fasi della vita di una persona nella quale avere la capacità di mettere da parte il trauma terribile che ha vissuto è la precondizione per rifarsi una vita, per allevare serenamente dei figli, no? Insomma, credo che ciascuno di voi possa su questo trovare le sfumature giuste, l'equilibrio giusto fra memoria, consapevolezza e ossessione patologica che il trauma determina. Ma, ed è veramente l'ultima cosa che dico ricollegandomi all'inizio del nostro ragionamento, ecco, io credo che un buon uso della memoria sia quello che senza forzature, senza comparazioni improprie, ma rende tutti noi sentinelle, ci mette tutti nel grado di sensibilità e di consapevolezza di fare buon uso delle esperienze che ci sono state raccontate nel confronto con la realtà contemporanea. Per cui delle volte puoi tentare degli azzardi, potete immaginare come io mi imbufalisco quando sento dire Gaza è come il ghetto di Varsavia, per dire un tema controverso tra i tanti, cioè c'è una maniera troppo disinvolta di usare questi paragoni e c'è dall'altra parte una sacralizzazione, una enfasi nel dire no, quegli eventi che hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni sono unici e incomparabili. Anche questo purtroppo non è vero. E allora quell'esempio della sensazione che ho provato io, e mi fa enorme piacere sapere che l'hanno provata degli ex deportati, e quando vedi la gente ammassata in quel modo sui barconi, anche se hanno pagato, è troppo simile la condizione perché tu non te ne renda conto. Ecco, io credo che questo possa essere qualcosa di cui far tesoro da condividere con gli altri e sviluppare una funzione benefica e positiva della memoria. Vi ringrazio.